giovani, che è uno strumento di partecipazione molto importante, soprattutto in una grande città come Napoli. E poi mettere al centro due temi che per noi sono molto importanti, che accoglie il mondo, i tanti giovani, i tanti turisti giovani che vengono a Napoli, vengono nella nostra città anche perché si sentono partecipi, si sentono protagonisti. Siamo molto contenti di aver potuto ottenere questo premio, che è un po' l'inizio di un lavoro portato avanti innanzitutto con la creazione del forum che ci apprestiamo appunto ad avere, visto che la nostra città non aveva mai avuto un forum dei giovani, e poi con tutta una serie di attività che vogliono valorizzare la nostra popolazione giovanile, visto che anagraficamente siamo anche la città più giovane d'Italia. Quindi vogliamo fare in modo che questo valore possa essere anche un'opportunità per i tanti giovani della nostra città, che ci possano essere per loro tutta una serie di iniziative, partendo dai luoghi fisici, dai centri giovanili, che devono essere ulteriormente valorizzati, ulteriormente vissuti dai nostri giovani, e poi anche appunto non solo fisicamente, ma utilizzando anche piattaforme online, che sono un po' un mondo frequentato dai giovani, quindi utilizzando il loro linguaggio. Vogliamo non solo attraverso il forum, come dicevo prima, ma attraverso anche degli Young Ambassador che nomineremo nelle varie municipalità, valorizzando anche le periferie, vogliamo fare in modo che appunto ci possano essere tante opportunità nella nostra città per tutti i giovani. Un'opportunità straordinaria. Napoli, città dei giovani, lo è sempre stata e lo dovrà essere sempre. I giovani devono essere al centro, devono essere protagonisti delle azioni pubbliche e soprattutto diventare gli attori principali non soltanto di iniziative culturali, sociali, ma anche imprenditoriali. Il progetto Giovani on Life, che vince il premio di città italiana dei giovani, è un'occasione per renderli partecipi attivi in ambiti diversi: cultura e creatività, legalità e movida, lavoro e competenze, ambiente. In realtà i giovani potranno dare il loro contributo sia nella progettualità, che può essere anche per iniziative pubbliche, sia per avere occasioni di socialità e di aggregazione per rendere protagonisti i giovani anche nell'autoimprenditorialità, per sviluppare idee innovative e start-up che possano in qualche modo generare nuove opportunità di lavoro. Grazie.